Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova teoria di Five Nights at Freddy's. Oggi parleremo di... Oggi mi sono preparato una piccola teoria, piccola, molto piccola, teoria che serve solamente per specificare alcuni piccoli dettagli della storia di Five Nights at Freddy's. Allora... e poi alla fine di questo video ci sarà anche una mia teoria su FNAF 7. Che sì, ragazzi, secondo me FNAF 7 è stato confermato. Perché dico secondo me? Lo saprete dopo. Intanto qui c'è Orville fatto malissimo. Ok, allora, nel Fredbear's Family Diner c'erano Fredbear, Spring Bonnie e a Nightmare. Che si chiamava in realtà Lefty. Perché? E quindi Nightmare è Lefty. Perché? Ve lo state chiedendo? Perché sono tutti e due orsi neri. Lefty, però Lefty è quello di FNAF 6, non Lefty nel senso Nightmare. Quindi in realtà Rockstar Lefty. Dopo la chiusura del Fredbear, Fredbear e Spring Bonnie si sono divisi in due parti. Spring Bonnie si è diviso in Shadow Bonnie e in Spring Trap, mentre Fredbear in Golden Freddy e in Shadow Freddy. Pork Patch, invece, è la fusione di Pork Patch di FNAF World, è la fusione di tutti i mediocre Melodies, tranne Orville e il Chip. Starete dicendo, ma il Chip non è un mediocre? Invece sì, perché l'ho detto io. E Sparky the Dog di FNAF 1 è stata un'allucinazione di Mike Schmitz, la guardia notturna, che questa allucinazione è stata provocata dal troppo lavoro. E adesso vi parlerò dello spoiler di FNAF 7. E c'entrerà qualcosa con lo Golden Freddy. Allora, in Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night, che molti dicono che è quello FNAF 7, ma in realtà non è vero, ha messo come ending un Golden Freddy che trema, come ha fatto Spring Trap nel trailer di FNAF 3. Come se si stesse risvegliando. Quindi FNAF 7 è confermato? Molto probabilmente sì, però non ne sono sicuro. Secondo voi? L'unica cosa ancora da dire è che Lefty è il puppet, quindi Nightmare dovrebbe essere il Nightmareon. E quindi ragazzi, questo è tutto quello che vi posso dire. Quindi FNAF 7 è confermato? Ah, e ricordo, FNAF 7, FNAF Ultimate Custom Night non è FNAF 7, è una sorta di FNAF 6 e mezzo. Quindi se questa teoria vi è piaciuta lasciate like, iscrivetevi, commentate, fate tutto quanto quello che vi dicono tutti, soprattutto condividetela con tutti quanti per fargli sapere questi piccoli, che sono piccoli dettagli, però sono molto importanti. Quindi